Se vogliamo viaggiare nell'universo, esplorare il cosmo, o almeno una sua parte, dobbiamo andare più veloci. Il tempo e la velocità sono attualmente i principali nemici dei viaggi spaziali. Ma qual è la velocità massima che attualmente siamo in grado di raggiungere nello spazio? Le sonde Voyager sono da poco entrate nello spazio interstellare. Sono cioè uscite dal campo di influenza del nostro sistema solare e attualmente sono gli oggetti costruiti dall'uomo più distanti dalla Terra. Le sonde viaggiano a una velocità di circa 61.000 km orari e per raggiungere i confini del sistema solare hanno impiegato circa 40 anni. La velocità di navigazione delle sonde è stata ottenuta attraverso la spinta di razzi a propulsione e con l'aggiunta della fionda gravitazionale. La fionda gravitazionale si ottiene quando un oggetto sfrutta la gravità di un corpo celeste, come ad esempio il Sole o un pianeta come Giove, per aumentare la sua velocità. Ma 40 anni per raggiungere i confini del nostro sistema solare sono un tempo lunghissimo. Potremmo dire che le sonde Voyager hanno impiegato il tempo equivalente a quasi metà della vita media di una persona solo per uscire dall'uscio di casa. Le navicelle Juno, Helios 1 e Helios 2, sfruttando la fionda gravitazionale, sono riusciti a raggiungere una velocità di circa 240.000 km orari, mentre la sonda Parker ha da poco battuto il record di velocità, raggiungendo i 540.000 km orari grazie a diverse fionde gravitazionali fornite da Venere e dal Sole. Se 540.000 km orari possono sembrarci una velocità ragguardevole, per le dimensioni del cosmo sono un'inezia. Basti pensare che questa velocità corrisponde ad appena lo 0,05% della velocità della luce. Inoltre, se l'accelerazione gravitazionale è in grado di aumentare la velocità di un veicolo spaziale, è anche vero però che le sonde sprecano molto tempo per raggiungere il corpo celeste in grado di fornirgliela. Attualmente i nostri veicoli spaziali per viaggiare nel cosmo utilizzano propellente chimico. Solo per sfuggire all'attrazione della Terra, le sonde consumano buona parte del carburante di cui possono disporre. E una volta fuori dal campo gravitazionale della Terra, sfruttano ciò che è rimasto per lanciarsi nello spazio, dove grazie all'inerzia proseguiranno il loro viaggio senza ulteriore consumo di carburante. La chiave di tutto sembrerebbe risiedere nella quantità di energia che siamo in grado di produrre per spingere le nostre navi spaziali nell'universo. Attualmente sono in corso diversi studi volti a risolvere questo problema. In un video precedente, che trovate in descrizione, abbiamo ad esempio parlato della possibilità di realizzare mini sonde equipaggiate di vele che, sospinte da raggi laser posti sulla Terra, potrebbero permettere alle sonde di viaggiare nello spazio ad una velocità pari al 20% di quella della luce. Analizzando i dati a disposizione, è stato calcolato che se una nave spaziale come Starship di SpaceX fosse rifornita di carburante in orbita, potrebbe viaggiare nello spazio ad una velocità molto superiore a quella attuale, e questo di conseguenza permetterebbe di ridurre la durata dei voli all'interno del nostro sistema solare in maniera considerevole. Ad esempio, un viaggio Terra-Marte si potrebbe ridurre a 40 giorni, contro i 6 mesi di viaggio attuali, e questo renderebbe molto più semplice un'eventuale colonizzazione del pianeta rosso. Ovviamente questa non è la soluzione al problema. L'universo è immenso e se vogliamo realizzare il sogno di viaggiare tra le stelle, è necessaria una nuova e rivoluzionaria tecnologia. Per questo motivo sono diversi gli ambiti sui quali gli scienziati stanno indirizzando gli studi che spaziano dall'utilizzo dell'antimateria sino a sistemi di propulsione nucleare. Il tempo, la velocità e l'immensità dell'universo sono i principali problemi che attualmente ci impediscono di esplorare il cosmo. Ma la costanza e la perseveranza sono le nostre migliori armi, e siamo certi che prima o poi ci porteranno alla conquista dell'universo.